Carissimi telespettatori, bentrovati alla nostra 37esima puntata della trasmissione L'occhio del commercialista. In questa trasmissione abbiamo l'opportunità di intervistare due colleghi su un argomento che è in questo momento molto molto sentito nell'ambito sia professionale dei dottori commercialisti, ma in generale su tutti i livelli professionali, relativamente alla previdenza, e adesso i nostri ospiti ci racconteranno. Abbiamo alla mia sinistra il dottor Leonardo Carletti, dottore commercialista, Ordine di Roma, già delegato Cassa Dottori Commercialisti, ma esperto del mondo della previdenza legata ai fondi e alle casse di previdenza, diciamo cosiddette private, e quindi già è direttore anche di alcuni fondi di pensione. Alla mia destra la dottoressa Antonella Turturro, che è dottore commercialista, Ordine di Avellino, già consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Avellino, e delegata anche lei Cassa Dottori Commercialisti al suo secondo mandato professionale. L'argomento che oggi ci vede un po' impegnati è quello relativamente alla nuova, diciamo, iniziativa governativa della nuova finanziaria, nuova ormai dicembre 2018, del 30 dicembre 2018, la nuova finanziaria per quello che riguarda la possibilità di procedere ad una soluzione di saldo e stralcio dei carichi esattoriali, nei quali sono chiaramente compresi anche i carichi contributivi previsti dalle casse previdenziali e affidate per la riscossione ai ruoli esattoriali. Ora è evidente che questa iniziativa che nelle previsioni del MEF prevedeva un onere non meglio chiarito di circa 40 milioni di euro, ma non si è ben capito poi a carico di chi, perché in realtà il meccanismo delle casse, come ci spiegheranno i nostri ospiti, è un meccanismo un po' più complicato di quello che normalmente si possa immaginare, specialmente nel rapporto, diciamo, con la fiscalità generale. E ora questa iniziativa ha provocato un po' di sconcerto nell'ambito della figura e della categoria delle corti previdenziali dei professionisti, perché insomma non si capisce esattamente che cosa possa succedere, in che modo si possa sviluppare questo tipo di iniziativa, dove può portare. E allora per questo motivo ho chiesto ai miei colleghi di rappresentarci esattamente come si potrà evolvere questa situazione. E a questo proposito chiedo al dottore Carletti di darci una rappresentazione di quello che è la normativa della legge 145 relativamente all'iniziativa di questo saldo e stralcio dei cosiddetti debiti previdenziali. Allora, Alfredo, intanto grazie di avermi invitato per poter parlare di previdenza, che sai che è uno dei miei amori dall'inizio della professione. Allora, indubbiamente questa manovra, questo istituto del saldo e stralcio, possiamo interpretarlo come un po' la norma di chiusura di tutta quell'operazione che ha visto in Equitalia e nei carichi dell'agenzia della riscossione la chiusura di un percorso, e quello in pratica di azzerare i debiti che la popolazione italiana ha nei confronti di Equitalia stessa. Questo intervento, il saldo e stralcio, è un intervento molto forte che si appunto chiude il percorso della rottamazione 1 bis e ter, e che per alcuni versi sta sconvolgendo, potrebbe sconvolgere, scusatemi, il mondo della previdenza privata o privatizzata, quindi delle casse del 509 del 94 e del 103 del 96. Cosa prevede il saldo e stralcio? Prevede che per
per i soggetti i cui nuclei familiari si trovino in situazioni di disagio economico comprovato, si possono applicare delle riduzioni non solo delle sanzioni, che vengono anche in questo caso azzerate, ma anche una riduzione del capitale. Come si fa a documentare questa situazione di disagio economico? Attraverso l'ISEE, cioè quindi possono partecipare a questo particolare istituto quei professionisti i cui nuclei familiari hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro di valore. All'interno di questa fascia da 0 a 20.000 sono state individuate altre tre fasce, una da 0 a 8.500, la seconda da 8.500 a 12.500 e poi da 12.500 a 20.000 euro. La fascia più in difficoltà, più con fascia di ISEE più bassa, possono beneficiare di una riduzione dell'84% del capitale, del carico che è stato caricato appunto sulla posizione, e quindi pagare soltanto il 16%. Per quanto riguarda invece la fascia intermedia, abbiamo un abbattimento dell'80% e quindi pagheranno soltanto il 20%. Per quanto riguarda la fascia più alta, invece abbiamo un abbattimento del 65% e quindi paghiamo soltanto il 35%. Adesso questa norma non si rivolge a tutta quanta una platea appunto di quei soggetti sotto i 20.000 euro, ma si rivolge essenzialmente anche a posizioni, diciamo, degne di tutela, e cioè quindi a quei soggetti dei quali i cui carichi, le cartelle, derivano da attività che non sono di accertamento, cioè quindi rivolte a quelle persone che di fatto avevano dichiarato il proprio debito e che poi non hanno atteso al loro obbligo. Qui poi si apre tutta quanta un tipo di interpretazione che le casse stanno portando avanti su che cosa si debba interpretare come accertamento. Quindi queste sono un po' brevemente le norme che riguardano il saldo e stralcio. Sì, questo è una iniziativa che, come dire, però secondo me è necessario fare un ulteriore passo di chiarezza, Antonella, che la differenza che c'è tra la situazione, la posizione di saldo e stralcio proposta con l'ultima finanziaria e le rottamazioni che erano state già avviate e che quindi comunque riguardavano i ruoli esattoriali e quindi anche i cosiddetti debiti previdenziali o crediti previdenziali da parte delle casse, a dir si voglia. Sì, diciamo che c'è stata un'evoluzione in questo senso, ma la strada che avevano intrapreso è la medesima. Infatti siamo partiti effettivamente già 2016-2017 con questa rottamazione, cosiddetta rottamazione e poi rottamazione bis, siamo arrivati alla rottamazione ter con 145 e effettivamente ci troviamo nuovamente con le medesime problematiche. La cassa chiaramente ha già assunto una posizione per quanto riguarda la rottamazione e ora c'è quest'ulteriore novità che è stata proposta con il cosiddetto saldo e stralcio, che non è solo un saldo e stralcio, ma c'è pure lo stralcio totale per quanto riguarda le cosiddette mini cartelle, cioè quelle con valore inferiore ai 1.000 euro. Quindi ci troviamo con una panoramica diversificata rispetto alla precedente, perché abbiamo questa normativa che è proprio quella che ha detto prima il collega Carletti per quanto riguarda lo stralcio delle cartelle, questo saldo e stralcio che è legato al modello ISEE. La rottamazione ter in realtà è generalizzata, nel senso che è accessibile anche purtroppo per i crediti, per quanto riguarda i crediti vantati dalla cassa di previdenza, e poi c'è questa mini rottamazione che per legge quindi non è su domanda di parte, per cui automaticamente l'Agenzia Equitalia dovrebbe procedere in tal senso. Io come delegato chiaramente rappresento un pochino la posizione della Cassa Dottori Commercialisti, che è una posizione che può sembrare impopolare, ma non è soltanto della Cassa. Esatto, in realtà fortunatamente per quanto riguarda il saldo e stralcio c'è un'unanimità di consensi tra tutte le casse, tant'è che c'è un documento ADEP che è stato stilato il 30 gennaio, e francamente per il saldo e stralcio abbiamo trovato una comunione di intenti, nel senso che è talmente invasiva
la manovra come è stata formulata a livello governativo, che impatta notevolmente, anzi in maniera anche diversa rispetto a quelle che sono le previsioni. L'assurdità è che per benché non accettato dalla nostra cassa, noi facciamo parte, tutte le casse di previdenza fanno parte del bilancio consolidato dello Stato, per cui siamo soggetti a questa riclassificazione SIOPE. Ogni anno la nostra cassa approva un bilancio, approva quello riclassificato, non prestando acquiescenza, perché appunto è insolito che una cassa privata, un ente privato, debba di diritto privato, debba soggiacere e sottostare a un bilancio consolidato dello Stato. Chi è un pochino amante della finanza pubblica capisce anche quali sono i risvolti relativi di questa interpretazione. E però, per non entrare in questi tecnicismi da questo punto di vista, noi ci troviamo invece con una invasione di campo fatta con queste manovre. E, per quanto riguarda la rottamazione, noi già avevamo preso una posizione chiara, nel senso la cassa non condivide la rottamazione. Per cui, benché possa essere fatta, perché i colleghi possono rivolgersi a Equitalia, Equitalia gli ora ente riscossione, agenzia riscossione, effettivamente rottamerà il ruolo, però la posizione non risulta regolare per l'ente previdenziale. Allora, detto tra noi, la cassa è degli iscritti, la cassa lavora per gli iscritti e lavora nell'interesse degli iscritti. E poi casomai l'affrontiamo un pochino più nei dettagli, in che senso la cassa cerca di tutelare gli iscritti, perché poi aderire alla rottamazione, così come lo stralcio, non presenta vantaggi, soprattutto il saldo, lo stralcio dei debiti, il saldo e stralcio. Approfondiamo questo punto, perché questa è una delle cose che forse più hanno bisogno di essere chiarite ai nostri colleghi. È vero. Sembra un'opportunità, no? L'opportunità di poter certamente saldare il proprio debito con un creditore così aggressivo per certi versi come Equitalia e quindi Equitalia riscossioni, come insomma, voglio dire, in realtà la necessità di risolvere questi problemi però si scontra anche con un minimo di realismo che dobbiamo necessariamente applicare e che riguarda poi sostanzialmente il futuro previdenziale, il futuro pensionistico, il famoso zainetto che tutti ci portiamo appresso e che rischia di essere compromesso, perché il problema che dobbiamo chiarire è che questa finanziaria ha previsto la possibilità di sostanzialmente condonare 18 anni, 18 annualità contributive, cioè signori, è una vera e propria follia dovuta forse ad un miopismo esasperato, quasi vicino alla cecità del legislatore, perché offrire l'opportunità di cancellare o comunque ridurre all'unice 18 anni di copertura previdenziale è una follia, specialmente oggi che si parla, no, di quota 100, la Fornero eccetera, tu dai questa opportunità. Ecco, allora, se ci dai un attimo anche questa, insomma, il limite di questa diciamo, normativa che secondo me parte da questo, diciamo, questa cecità previdenziale molto vicina all'ignoranza previdenziale. In realtà sì, diciamo che è una norma alquanto imprecisa, se vogliamo essere delicati. E la cosa piacevole è che in realtà uno ne parla tra persone che sono del settore, perché siamo tra colleghi, siamo tra commercialisti e quindi possiamo capire fino in fondo alcune sfaccettature che possono essere scomode anche da sostenere, perché la cassa si rende conto che è impopolare nel momento in cui sostiene una non rottamamazione o una non adesione al saldo e stralcio, però cerchiamo di capirla. Effettivamente cancellare gli anni contributivi, o meglio cancellare le cartelle relative alle annualità contributive, non può altro che comportare per il collega un annullamento o un non riconoscimento di quelle annualità contributive.
Oggi come oggi il sistema previdenziale si sa, si è spostato, la cassa deve cercare di garantire una sostenibilità finanziaria nel medio-lungo termine, sostenibilità finanziaria per l'erogazione ai fini pensionistici, quindi il nostro bagaglio è quello. In più deve offrire delle prestazioni assistenziali, quindi i soldi che noi versiamo alle nostre casse non sono altro che il nostro salvadanaio previdenziale. E poi sono delle risorse che noi dedichiamo ai fini assistenziali. Nel momento in cui queste risorse vengono sottratte, onestamente non è come stralciare un'imposta o una tassa o una sanzione, significa sottrarre risorse al bagaglio previdenziale del soggetto. E purtroppo la norma che richiamata dalla legge, dice fermo restando poi dopo il rispetto dei regolamenti delle singole casse. La nostra cassa prevede che se non sono versati complessivamente gli oneri relativi ai contributi e gli oneri accessori, l'annualità non è riconosciuta. Quindi ai fini previdenziali il collega rischierà, per applicazione del regolamento, per quanto riportato nella stessa legge che consente la rottamazione, comporterà necessariamente lo stralcio per la sostenibilità della cassa, lo stralcio per quanto riguarda quelle annualità contributive sulla posizione dell'iscritto. Quindi effettivamente, come giustamente osservavi tu, è un danno per il collega. Semplicisticamente si capisce l'interesse per questa manovra e per il vantaggio finanziario che si può avere nel breve termine. Allora io dico, siamo commercialisti e in questo possiamo anche adottare qualche astuzia, perché effettivamente la norma qualche vantaggio ce lo consente. A questo punto però dobbiamo sapere dove andiamo a finire sfruttando questo vantaggio, perché fermo restando che ci scrolliamo di dosso l'ente riscossore con tutte le complicazioni che ne possono addivenire, effettivamente uno può aderire al saldo stralcio o può aderire a tutte le manovre che sono previste, così abbassando gli aggi, escludendo determinati tipi di vessazioni che sono più procedurali. Sono gli unici che non meritano, diciamo, riduzione. Sì, sono gli unici che in quasi nessuna manovra, ma in qualcosa qui è stato stralciato. Qualcosa qui se la sono stralciata, ma in genere in casa nostra sono bravi a stralciare, in casa loro si sono astenuti. Però dicevo, questa qui è effettivamente un'opportunità, perché il collega potrebbe togliersi di dosso la problematica con Equitalia, con l'ente riscossore, e nello stesso tempo però essere consapevole che deve comunque sanare, quando avrà possibilità e disponibilità, la posizione con la cassa nei tempi e modi che, cioè ha una maggiore flessibilità, una maggiore elasticità di adempimento, e quindi poi sapendo che però la prestazione previdenziale è subordinata al pagamento, al versamento del contributo soggettivo, e la prestazione, l'erogazione delle prestazioni assistenziali sono legate a una correntezza contributiva. Quindi è bene avere la consapevolezza per sfruttare bene tutte le opportunità offerte dal sistema, ma capirne bene le criticità, perché, ripeto, siamo professionisti e siamo in grado di capire la particolarità. Certo, poi non esiste cassa senza professione, quindi tutti tuteliamo innanzitutto. Dobbiamo assolutamente pensare che il bene principale che noi dobbiamo garantire non è tanto, dire, in assoluto la cassa, quanto le pensioni che la cassa deve erogare. Esatto. Ai colleghi. E comunque tuteliamo i colleghi, perché... Volevo chiedere, Leonardo, ma questo tipo di iniziativa è come è vista dalla cassa, diciamo, cassa dottori, ma dalle casse che anche tu segui, oltre ad aver seguito anche cassa dottori come avrai delegato, e qual è la posizione invece che poi ha assunto l'ADEP sull'argomento e che cosa chiede eventualmente? Quali sono le difficoltà nelle quali potrebbe trovarsi la cassa, no? Quindi da un punto di vista, ecco, dall'interno, noi abbiamo visto la posizione adesso dal punto di vista del collega, ma dal punto di vista della cassa che succede? Che può succedere? Beh, questo saldo e stralcio è sicuramente un'entrata a gamba tesa nel mondo della previdenza privata e privatizzata, e la quale, quando è stata istituita, ha stabilito che le casse dovevano autofinanziarsi, avevano un'autogestione, e qualsiasi manovra che loro dovevano apportare, quindi modifica delle sanzioni, anche modifica della previdenza, delle pensioni, dell'assistenza, doveva essere sotto controllo dei ministeri vigilanti, quindi sia del Ministero delle Finanze che del Ministero del Lavoro. È evidente che forse ci si è troppo
focalizzati sui ruoli, ma non ci si è soffermati su cosa ci fosse dietro a questi ruoli, cioè si è pensato solo e soltanto a cancellare i debiti presso agenzia delle riscossioni o le altre concessionarie. Tenendo presente che il creditore non era lo Stato, quindi... Assolutamente, il creditore è un... Quando tu dici entrata a gamba tesa mi sembra un'ottima figura. Perfetto, certo. Perfetto, entrata a gamba tesa. Questa entrata a gamba tesa poi è andata a toccare non tutte le casse, non tutti i debiti previdenziali, ma soltanto quelle casse che in quel momento, cioè fino al 31/12/2017, avevano fatto la riscossione attraverso gli strumenti dell'Agenzia delle Riscossioni, peraltro lo strumento più economico, più trasparente che si poteva utilizzare in un campo del recupero dei debiti contributivi e non attraverso il processo civile, che sicuramente avrebbe avuto un costo superiore sia per la cassa che chiedeva la riscossione, che poi alla fine del processo anche ribaltato sull'iscritto. Quindi entra a gamba tesa. Allora, su questo aspetto è proprio la superficialità, ma anche l'illegittimità del provvedimento stesso sulla quale ci si sta soffermando, nel senso che a parità di debito, cioè di natura contributiva del debito, se io ero iscritto a una cassa ho un abbattimento, se sono iscritto a un'altra cassa ho un altro tipo di abbattimento, oppure un sistema misto. Adesso non vado, mi permetto di citare la nostra cassa, che evidentemente no. Cassa Tutti i Commercialisti fa la riscossione tramite i ruoli esattoriali al 100%, la cassa Ragionieri, che è l'altra cassa che rappresenta la nostra professione, ha un sistema misto, fino al 2014 ha fatto la riscossione tramite ruoli e poi invece ha slittato sulla parte civilistica. Ci sono altre casse in Arcassa che hanno invece sempre fatto la riscossione tramite processo civile, ma poi abbiamo una bomba che è l'ENPAM, che è l'ente di previdenza dei medici, che è la più grande, che fa riscossione tramite Equitalia. E quindi, cioè, ci troviamo di fronte a un problema economico pazzesco, finanziario sicuramente, economico probabilmente altrettanto, che dobbiamo assolutamente arrivare a una soluzione. L'ADEP, perché tutti si sono aggregati? Perché per mantenere la legittimità di questa norma dovrà essere annullata o allargata a tutti i crediti contributivi e quindi anche a quelli riscossi tramite codice civile. Che terribile! Assolutamente. Perché immaginare l'impatto, no, di questo risultato, l'impatto sulle singole casse previdenziali senza nessun intervento da parte dello Stato, che in realtà fa realizzare soltanto un risparmio, forse un risparmio al contribuente, al professionista iscritto alla cassa, quasi sicuramente gli fa realizzare un illecito arricchimento, perché ai colleghi che hanno incassato il famoso 4%, no? Il 4% viene scontato dell'84%. Alfredo, scusami, guarda, veramente, tu governo non puoi con 5 righe cercare di regolamentare il futuro di centinaia di migliaia di professionisti e delle loro famiglie, facendo un colpo di spugna su 18 anni di previdenza, senza pensare effettivamente qual è la ricaduta sociale e la ricaduta invece tecnica, cioè attuariale, il carico che le casse devono far carico con questa manovra. Questa è solamente una superficialità che non ci possiamo permettere. Sì, è proprio in questo senso, quando si dice che si deve affrontare anche questo momento, questa manovra e questo problema in modo professionale, è proprio questo, perché attentamente noi professionisti riusciamo a capire, proprio per la specificità della materia che noi trattiamo, possiamo capire bene questa cosa, l'impatto di questa norma, ed effettivamente è proprio l'incostituzionalità anche che emerge. Cioè, tra l'altro, noi appena un anno fa, inizio dell'anno scorso, del 2017, la Corte Costituzionale ha sancito, anzi ha ribadito e ha sottolineato veramente, io dico sancito perché per noi era scontata, ma per il sistema non lo era, questa autonomia che è finanziaria, economica, gestionale, amministrativa e contabile della cassa, e dopodiché entra a gamba tesa con delle manovre che sono tutt'altro, cioè non sono assolutamente in tal senso, non sono allineate con questo concetto. Come giustamente tu accennavi, è una manovra che va a intaccare indiscriminatamente
creando però delle disparità di trattamento, solamente basate su cosa? Sulla diversa modalità scelta per la riscossione del contributo, oppure tu mi vai a stralciare vai a stralciarmi il contributo soggettivo che va a danno del collega e l'integrativo, che senso ha quando il collega ha preso questo contributo del 4% dal proprio cliente, quindi appunto indebito arricchimento, appropriazione indebita, saranno gli avvocati che si divertiranno a enucleare quello che è. Aspetta, l'ultima, allora io tendenzialmente sono sempre a favore degli iscritti, perché comunque siamo un'associazione, certo, noi dobbiamo tutelare gli iscritti, certo, quindi questo d'accordo, però è anche vero che sanare una posizione di 18 anni in base a un ISEE di un anno del 2018, dove magari questo collega in altri anni ha avuto altri redditi, forse è un po'. C'è un disallineamento temporale. Io vorrei chiudere con una proposta, un auspicio, no? Voglio dire, perché in realtà vedo che la situazione è veramente complicata. È vero che questo governo e questo Parlamento ci ha abituato a fare delle leggi di fretta per poi con calma trovare delle pezze, insomma, per risolvere e cercare di. Ecco, probabilmente anche questa norma è figlia di questa fretta un po' cieca. E fretta all'incasso, potremmo dire. Ma sai, senza programmazione. Ma lo Stato non incassa nulla, questa è la cosa più triste di questo problema qua, lo Stato non incassa un euro. Quindi voglio dire, tu hai fatto un conto. È un danno anche al bilancio dello Stato. Dove non incassi niente, fai un danno al bilancio dello Stato, fai un danno alla previdenza, fai un danno. Quindi voglio dire, ma che razza di legge è? Vabbè. Detto questo, meglio non capirlo, vero? Però voglio dire, fondamentalmente, in maniera molto più pragmatica direi, dovremmo cercare di, se la legge rimane questa, la nostra proposta potrebbe essere quella di invitare le casse e quindi le assemblee dei delegati a varare una norma che possa venire a supporto dei cosiddetti aventi diritto, ratezzando in qualche maniera. E devo dire che è una proposta che già abbiamo fatto come delegati. Con interessi legali, interessi più o meno, diciamo. Diciamo, questa è la buona notizia, perché per sostenere per sostenere ulteriormente, ma non a perdere anni di previdenza, perché li sconteremo ai colleghi che saranno o costretti o allettati da questa proposta, si troveranno poi amaramente a pentirsene in futuro. E quindi, e siccome poi sono proprio le corti più giovani che si troveranno probabilmente a sopportare questo peso, credo che il nostro compito sia proprio quello di far aprire gli occhi. Ragazzi, state attenti, colleghi, state attenti a non farvi trasportare su questo percorso, perché è perilloso, pericoloso e molto molto dannoso per il vostro futuro previdenziale. O fatelo con consapevolezza. Comunque le norme ci sono, c'è il decreto legislativo 79 del 97, basta seguirlo e basta che i ministeri vigilanti facciano la loro parte e sostengano lo sforzo delle casse a tutela delle platee, perché poi alla fine, ragazzi, la cultura previdenziale non c'è in Italia. E questo cerchiamo di farlo noi nel nostro piccolo. Grazie per la vostra attenzione, guardatevi bene le vostre pensioni e alla prossima, grazie.